Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 14 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Svogliati e inconcludenti, attenti, il capo vi osserva. Svogliati e inconcludenti per buona parte della mattinata, pagate una notte brava o una cena rilascimentale con sbadigli e sonnolenza. Con la Luna e Mercurio abbioccati e per di più blindati da Saturno, appena alzati vi sentite apatici, nulla riscuote il vostro interesse. Ma poi gradualmente anche le emozioni cambiano colore, a stanarvi gli impegni lavorativi, in più in serata, con Venere in sestile, le proposte degli amici, anche l'iniziativa più banale, in gruppo o in coppia, diventa gradevole. Straordinaria telepatia con persone lontane. Non appena le pensate il telefono squilla. È un periodo di debolezze in tutti i campi, da quello sentimentale, a quello fisico a quello economico. Pigrizia e debolezza, la situazione non evolve, non cambia, non migliora. La coppia attraversa un periodo di difficoltà, i sentimenti sembrano svanire e l'affetto crea dei vuoti significativi. Fase nuova in arrivo. Alcuni sapranno approfittarne in modo speciale riformando la loro vita e adattandola alle nuove occasioni. Altri invece appariranno più lenti nel cogliere queste occasioni che Giove ispira a partire da questo giorno. Oggi è possibile che ti rifiuti in un prestito o perlomeno che tutto diventi improvvisamente più difficile. Pensa positivo in ogni caso. Chiarimenti possibili in giornata, soprattutto in tarda serata. Una telefonata in arrivo potrebbe annunciarvi importanti novità. Troverai la forza di difenderti da una situazione che potrebbe arrecarti qualche preoccupazione. Sforzatevi di rimanere sulla vostra rotta e non scoraggiatevi, arriverà un aiuto provvidenziale. Occhio al denaro. Giornata ideale per iniziare un corso di ballo, canto, pittura o scultura o dedicarsi a qualche interesse particolare. Non cadere nella trappola della routine che massacra il rapporto. Cerca di vivacizzarlo come sai ben fare quando vuoi. Ricorrete all'aiuto di qualche amico in una situazione difficile da sbrogliare. Qualche buona notizia in amore con Venere in buon aspetto. Romanticismo. Molte dicerie e pettegolezzi sul vostro conto potrebbero mettervi in cattiva luce. Fate attenzione alle male lingue e alla loro diffusione. Potrebbero nuocervi più di quello che immaginate. Potete fare quello che volete ed avrete inoltre, molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, non solo lavorativi. La vostra espansività oggi potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti importanti per il vostro lavoro. Sono molti a invidiarvi la passione che mettete nell'affrontare le situazioni più impegnative. Quindi fate tesoro di questa dote e impiegatela al meglio. Oggi ascoltate solo il vostro cuore senza lasciarvi condizionare da qualsiasi parere, positivo o negativo che sia. Per l'odierna giornata organizzate la riunione di amici che vi propongono nuovi interessi e divertimenti stuzzicanti. Anche se alcune difficoltà familiari sussistono, una comitiva di pianeti è coalizzata a fare il tifo per voi e vi dona ottimismo. Questa coinvolgente gioia di vivere è data inoltre dalla Luna e dal Sole coalizzati per donarvi una forma psicofisica perfetta. Giornata no, con Saturno in sesta casa lavoro e benessere oggi sono nettamente penalizzati. Nulla di grave, passerà, ma intanto l'umore scende sotto i tacchi. Poche idee per giunta confuse in testa e ancora meno le parole, insomma, non siete in vena di comunicare. Tanto meno di farvi avanti e mettervi in gioco, sarà il malumore per l'inizio della scuola, delle lezioni, personali o dei vostri figli, che comunque tornano a crearvi complicazioni quotidiane, vi faranno arrabbiare per lo svolgimento dei compiti, dovrete trovare un sostegno per seguirli e ogni volta che hanno un problema, la varicella, l'influenza, il raffreddore, fare i salti mortali tra babysitter e parenti per garantire loro una presenza a casa. Ma con la Luna e Mercurio imprigionati in dodicesima casa non c'è nulla da fare, tanto meno lamentarvi, tutti vi diranno che si trovano più o meno nella stessa barca. Amore ed Eros. In coppia qualcosa vi disturba ma vi dispiace tirar fuori l'argomento, perciò lasciate perdere, ma dentro un'ombra rimane.
Comunicazione difficile anche tra amici, i figli fingono di ascoltarvi ma pensano ad altro. Preoccupati anche per il quattro zampe che vi pare mogio e stanco, ma per la sua salute non badate a spese, subito dal veterinario in cerca di rassicurazioni, che arrivano puntuali: non è malato, semplicemente contrariato per essere rientrato in città, stava così bene al mare o nella campagna verde, cosa vi sarà saltato in mente di riportarlo a casa? I moti celesti predispongono un giorno eccellente con Venere nel segno buon amico del Leone e Marte nel vostro segno. Questo team celeste darà un buon augurio a tutte le vostre iniziative sentimentali che fioriranno quest'oggi. E il momento appare felice se siete single, vedrete crearsi incontri promettenti e sintonie inaspettate nelle situazioni più impensate. Il Sole, dalla Vergine segno di pacifica e normale concordia, vi sostiene, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 3 e il 12 ottobre e vi apre a sorprese amorose e intriganti. Chi è in giovanissima età stia attento con Plutone contrario e non si lanci in avventure al di sopra delle proprie possibilità, specie se nato nella terza decade. Lavoro e denaro? Sarà la botta di stanchezza che coglie a metà settimana o la mancanza di reale motivazione, sta di fatto che sul lavoro siete svagati e sui libri vi addormentate addirittura. Affari in stand-by, aspettate la conclusione di trattative ancora di là da venire. Approntate una tattica di serena indifferenza, se trovate che qualcuno in ufficio adotti atteggiamenti di immotivato autoritarismo. Mercurio è adesso benefico e promette, sia pure nei tempi lunghi, di rendervi giustizia, specie se siete bilance di ottobre. Benessere. Stanchezza ingiustificata, forse covate un raffreddore. Anche la pancia protesta per i maltrattamenti che le avete inflitto. Urge un lassativo naturale. Denaro? Aiutate una persona della vostra famiglia che, temporaneamente versa in condizioni di difficoltà economica. Il vostro è uno dei segni più generosi e quando c'è bisogno si rende attivo nell'aiutare. Per lei, esigenza di guardarvi dentro per mettere a fuoco bisogni e interessi del momento. Più che all'amore pensate al benessere e alla cultura. Per lui, nuovi interessi culturali e artistici, nel nuovo gruppo incontrate persone ambiziose. Subito l'impulso di imitarle. Colore delle emozioni, verde salvia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 8, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.